Cari signori, cari astanti, cari intervenuti, ci sembrava troppo facile questa sera scegliere un tema legato al pisello. Dai ragazzi, la festa è lì, come si scrive a me, buio vedere mi vestito a piselli, verdi come... Gli era massa scontato. Chi si... Allora, alzi a manchi che si aspettava Rosario stasera. No, aspetta, luci in sala per favore, perché sei una un po' gagliarda. No, ma in sala, ma Franco Bugia. Chi ti aspettavi a Rosario stasera? Chi sei che cosa ha fatto Rosario stasera? Ma non è finito. Arriva. Andate, arriva. Continua a dirmi, è maggio. Cribbio, è maggio, vabbè, è maggio. Allora, perché quest'anno, questo tempo qua, che ne abbiamo fatti per pochi rosari, Madonna che frega, ogni volta, ogni sera torno in casa. Però guarda, essere andati a Rosario Stano, come che dicevi, che altro, che abbiamo fatto un fiorello. Ma... E che ho pensato, oggi è 3:40 in ufficio, io bevo il caffè, ho detto,
stasera dico sta cagata qua. E ho anche fatto così da bocca. Scusa, ma assumi in vita tua, ma io non mi fatto lavoro. Mi piace. Guarda che mi ha assunto solo Maria. Ah? Maria assunta? Santa Maria, Dio. Allora, direi da chiudere il tema religioso e penso a quello del pisello. No! No, perché sono il tema animato stasera. Allora, chiudiamo tutte le robe perché sennò sono un disastro. Posto, tutto bene? Tutto a posto? Ma poi ti vedo un po' sofferente la faccia. Ti. Non se rende mia cosa. Tutto un po'. Se te mi dici che sei un po' stretti. No, no, lui. Cosa dici? Lui, quanto ti dà a signora? Ecco, ecco, Lu. Tutto a posto? Allora, domandavo. Luigino, che ti avete assunto Maria? Ma te vedo strano stasera. Ma perché senti? Perché lo vedi sentire per terra? Dai, tu ti sentai per terra. Dai, sentai. Oh, mi metti paura qua davanti, se tutti. Rio Vergine Santissimo Signore. Boh, ragazzi, 9.53. Hai 10 e 20 vuoi essere a casa. Va tranquillo. Tacca, prima canzone e via. Venga frescura, spesso. Yeah.
Gabi. Brosia,
Ambrosio, ma che personaggio. Lei è passata Emilio Fede a Međugorje. Sempre una questione di fede. Che sei in Italia che sei crisi, che credo. Comunque, ragazzi, guarda, pur essendo io soffrire al caldo, perché già che il affare chiuso, ho avuto un momento durante questa canzone qua che mi sono venuti i penotti. Per favore, signor Yogurt, accendi le luci in sala. Ma guardi che avevo visto che pubblicità là. Dove c'è? Il diavolo veste caon abbigliamento. No! Ti ho detto, sei crisi. Brava, ma se stai, non torno dopo la caoma. Il diavolo veste caon. Pensa se il film si chiamava veramente così. Diavolo veste caon. Ma come mi avete detto che mi ricordo che ti detto ma e ti faccio più l'ora con la CAO? E che la cosa da CAO? Io sai. Lo conosco, dove sei io? Perché i miei chiedono anche da Farghe a me, ancora qualche anno fa, i miei chiedono da Farghe a Sigla, e che mi ho proposto The Show Must Go On. Però no, mai data, mai... Sto che mi aveva fatto una proposta, se non sappiamo quasi niente, però non so. Ma ragazzi, mi sa che stasera mi assegno sul mediario segreto. Il diavolo veste. Chiedi un partito per dire. Il diavolo veste caon, però la roba che mi piace di più sei a K, sono molto giovane. C'è scritto caon qua K? Ah no, sì, sì. Dove sei? Là, il cognome sei veramente caon qua K. Ti vedo, ti singa la a parete là, che è uno brutto bene. Da te di lui? Esatto. Solo del tuo brutto. Ma è che fregato. Ah, che ti ride tutti quanti, tanto non sono mi sicuro. Ah, questi tira. Ah, che si vede anche da qua, anche al scuro. Comunque, come non posso far altro che dedicarvi a mi ricollego al concorso The Nighty. No, non facciamo Nighty adesso, però con K.O. mi sono messo in mente forse uno dei miei nomi preferiti. Quando salì che Jim Morrison, il vero nome di Jim Morrison era James Douglas Morrison, e il signor K.O. mi era amato per Jim Morrison. James Douglas. Ma ah, siamo lo stesso batterista, non avere problemi. Non avevo niente a fare. Chi sei che ha suonato la batteria più lei? È andato un attimo basso. Tom, e da Tombo. Sei uno che sei a meno pausa. Quella signorina, la sua spy. Come sei? Ah, 3 anni e non sentirli, eh? No, perché prima io mi parlavo con Alvise, che fa la prima media, e che ha detto che stanno sei dura, perché... sei il saltone tra quinta elementare e prima media, cioè gli anni duri anche per lui. Ma è da trucco se lui no? E non sai chi mi espone? Dico, e volte cosa facevo? Beh, volte lo si dice bene. Non si vede. Ho varia dito cancro. Perché tutta la fia qua davanti si è ricordata questa, oh vai! È tornato in persona. Yeah.
tua Cintia, hai fatto la nostra ore di consigliere della mia terra, pare che non sei un marrone mignanca che a te anche me basta, maestra sottarai, e ora vai con un furto, ma che dopo 30 anni ti tocca rinnovare. Che diavolo veste in cao un abbigliamento, per ogni tua esigenza, cao abbigliamento, per una serata elegante, per un matrimonio, cao abbigliamento. Tutti lavori come me, sei un po' da niente, tutti giappi come me, ti sei tu da tenente, tutti sighi come me, quando sei tutte sente, tutti pensi sopra di, ti sei fuori ignorante, sono da gran permesso, mi te mando di stampe, se ne pare che ha bisogno, che fai da badante, sono voi tutti i libri, che ricordi dove eri, ma se te pensi che non te la manca, oh vai, vedo che tu non so, mi manca di voi, dove vedo passare il divento di voi. Ancora quella che pensa a Caon, cioè te sai che io mi viene suonando altri e siamo adesso ma addirittura 9 deficienti e te mi metti un cartello con scritto il diavolo veste Caon, ma te sei veramente, ma è se robe, va veramente robe da matti, va guaria. Cambio discorso perché se no non so neanche cosa dire. Vi ricordo però che secondo me te vuoi dire Goria che abbiamo la sponda a casa cambiata. No, introduco la prossima canzone. Matteo, che facciamo presentare uno strumento? No, te ha solo l'onore. No, noti che teniamo, essendo grandi professionisti, non altri. Avendo suonato all'arena. Allora, delle riese. Cioè, tanti strumenti particolari, cioè, ricercati, spende una, come che si dice in gergo, una caterva di skate, per avere strumenti di pregio. Non altri che mo un Biasuzzi del 1880, tutti gà il pianoforte a cua, ma tengo il pianoforte a scua. Benvenire. Accordai tutto, Adesso senti a finito del suono la corposità. Sento cosa che era un suono tanto netto. Netto, sì. È pulito. Pulito. Comunque, sono veramente contento di aver messo il vaschetto stasera perché sei proprio fresco. Infatti sono andato al parrucchiere e non mi pare che a Peodo mi faceva... Situazione che te mari di io te paghetti che te abbi che te paghetti che te paghetti.
da poco. E nuova questo rosso non va bene, roba maschera no, non va bene, dove grande so camisa con i quadri belli metto questa. E nuova pensato hai fatto che a volte a maritarmi stavo ben chieto a sparare sulle carte. Io questo so un contributo da pensiero, ma che mi è manchito te da questa situazione. Stavo meglio prima. Sotto un tendon così, con le braghe in acrilico, c'è un'esperienza extrasensoriale. Oh, tu sei il terzo concerto della settimana, tu dico che tu un freddo da qui, un ieri sera una poesia sulle spalle, stasera? Oh, Mike! Sì. Come? No, allora, peda vena, sabato sera, la ghiera, gli orsi polari che sono al 7 gradi qua piova, a Pitura ieri a Paloio, ieri sera te vai a Maserte, dici, vai a Maserte, i ganghi sarese, i ganghi sarese, no, neanche una, oh, ma che, mi dico, essere zero, che non so se qua a Pesese capi un po' come la madre. No, ma visto che guarda sei stato, sei autonomo, no? Sì, sì, dovrei essere anche la monarchia, non sei il re, perché per me si partiva il re, costava dogana. A collo, a Rio. Ma te beh, a mostra del Sarese del Maser, scusa, ho detto Sarese, ciliegie, perché magari qualcuno... E te che dici, che ho da fare come tema gara del spuo dell'osso della Sarese? Siamo in 9. Uno era l'arbitro e serviva 8 sarese. Ma no, non sto di dire 8 cestini, 8 sarese. Non era una. Però sono contento da vedere questa sera che è a Sagra dei Bisi che c'è tanti piselli. A me fa veramente piacere. E... Cavolo, che diremo a Mariano? Vivo Adria? Non so se non fa qualcosa, no? Ah, è che sei anche verde. Vai Andrea, da noi. Al 3. 1, 3. Sí.
Chiedo scusa al pubblico, ma mi sono immaginato come Brosio a Medjugorje. Chiara porta la birra, che dite? Chiara porta birra le birre, Chiara! Chiara porta le birre! Hai anche crude! Adesso? Guarda, io ho mai visto pubblicità di Mobile Dream. Non sogni, ma solide realtà. Guarda il signore, guarda il signore che ho... Come si chiama? Lu, sai che se voglio parlare di lui, ma non mi ancora io muovo la faccia. Dove si dice? I Mobile Dream, non sogni, ma solide realtà. Bravo, bravo. No, perché scherzi, è di sempre. Ecco Mario, grande signora. Auguri. Però devo dire una roba, è molto giovanile, vuol dire la verità. Sì. Mi, se fosse una signora sui 50, mi limonaria ancora volentieri. Se fosse una signora sui 50. Si sta cagando le ali. Si sta cagando. No, bisogna cagare. Qua dentro è Nino. Tra i camminare in basso, assai fossi e batte sui sassi, se tutto chiede rinassi. Cosa farò io a me? Cosa farò? Glielo scuro della resina, durerà entro i voli, mega fatto si pare. Sarà in finestre, se qua è temporale. Malvado, molto finto, poco vino speso un poco, governi da sopravvi confide sui tuoi ordini, ma con l'ise del cavallo non gli ne fa nessuno. Non voglio mai visto un affare così che ti ha posto Giovanni. Se ne parte il bene, parta dentro i corsi, che se ne che basta, papà, poco domani. Cosa fa? Si sente che come che fai a tutte con canaria, lo guarda verso sera, una bufera del fai, pure questa pantera, ecco fatta portare. Un coloccio dentro a te che avevo a testa, ti avete caporale, dentro dici fulminata e tradici, cosa senti? Tradici, poi la luce, poi la luce. Vieni di trapei, ruiave con i fuori, come passo con il suo buon ciamare anche a Toni. Yeah.
siamo figli, non si ancora a settembre. No, guarda che non volevo mia dire se tu è. Quanti di game ordinati Gingerini, però se arriva questo bol. No ragazzi, no, Gravagno è fuori qua e i sedi interni. Siamo amicissimi tra i nostri. No, voglio dire una roba che mi ha chiesto gli organizzatori della Sagra. Grazie, gentilissima. No, voglio ricordare anche i partner del... Se lui è sera, ragazzi. No, i partner... Ma che cazzo vuol dire? Bevo con buio, ok? Ok, ok, ci sei? È la 44esima sagra dei Bisi, festa dei Bisi, o quello che sei già. Sempre Bisi, sempre. Allora, la festa dei Bisi che è una serie di gemellaggi, che gli organizzatori che teneva a ricordare. Quei tegoine? No, no, non so se ne hai. Allora, chiaramente... Commetti? No, è la sagra dei Bisi. Il Piselli non poteva che avere un gemellaggio con la Sagra Maroni. Dice Maroni, vabbè. Anche un gemellaggio di un certo tipo con la festa della patata del Cesio Maggiore. La Ispedaria. Dopo che sei un tipo di gemellaggio che sei un po' pie, col finocchio di Mykonos. L'asio un po' più tirà. E soprattutto... Pagate a Ravalti. Il paese del Peseggia, con la Sagra dei Bisi, si gemella con... Siccome bisogna andare fuori anche dai limiti provinciali, si gemella con un comune della provincia di Treviso. Ma dire, qua. Oh, ragazzi, internazionale, qua. Con Castelcucco. Guarda, qua veramente... Nega risparmia fatiche per i gemellaggi, è una roba incredibile. Ogni sera viene uno diverso. Dopo che ne ha uno. Mi sei gemellai comune in provincia di Rovigo? No, però Ega ha un sconto speciale al 1000 lire di pregazione. Tutto figa, tutto a prologo. Anche femmine. Tra l'altro. Ega sarà il 1000 lire. No? Attenzione, no. Vedevo quanti che si informai. Allora, chi oggi che ha fatto finta essere in ufficio che ha letto Repubblica.it? Intanto dite che dite solo... Guarda là. Tanti che dite solo 1000 lire e tutti che ridurò, vuol dire che comunque... Perché se è new 1000 lire, le pregazioni. Guarda che era notizia oggi su... Luca Cameron è così, da quanto sei che lo darei il 1000 lire? Ma adesso vo' qui euro che te ve meglio, poi te metti moneta e casca tutto. Guarda che sei giù scherzato, ma non so mai da fare. Come girato se mi vuoi 1000 lire? E va sotterraio? E mi paga schifo. Che schifo 1000 lire. 50 centesimi. No, io ho arrivato gli 1000 lire a Preganziol e sabato sera che era Sara Tommasi, che era la notizia su Repubblica.it, notizia che tra l'altro mega cambia aggiornato veramente. Cioè? Sabato sera che era Sara Tommasi, che è una professionista del livello altissimo, a 1000 lire. Poi per sbaglio si è spogliato. No! Allora. Era banca? Non vedesse più Dimitri. Ciao! Signore e signori, tutta questa attesa perché? Perché è la prima volta che nella località di Peseggio, dopo il grande concerto del Vasco Rossi del 1984, perché qua che suona Vasco Rossi nel 1984, noi altri lo supereremo, Vasco Rossi is nothing, yeah! Vasco Rossi, I repeat, is nothing. We have something more, something beautiful, something very rock and roll. His name is Andrea Bosa. Sono sempre stato attento, sono papà fortuna.
ma ormai da qualche tempo soffia preoccupante. Che cantava sta canzone qua sul pubblico, confesso che io tiro fuori le chiavi della macchina quando a casa. Però dopo a fine evento, no dai, resta, non so di sta, sono qua.
per mio bene, per mio bene. Una lacrima sul viso. Certo.
scusa troppo spesso, che io parlo no, per te fai stesso. Non so cantare le parole per dirti quello che adesso penso. Non ti piaccio più, una volta ero tutto per te. Non ti intrigo più, se tu mi intrighi. Concerto se devo andare in onda in diretta sulla radio ufficiale della festa, che se Busy Network così a cagare questa pensava oggi a lavorare. Allora, ho scritto a mano, che giornata ancora ragazzi, Maria Vergine, cosa che siete rita, cioè che raga, il fatto che te gay 12 anni non ti giustifica, potete stare attenta proprio a te signorina, ti continui a parlare tutto il tempo. E ora se sei andando in bagno ti alzi a mano, posso andare in bagno? Te diciamo di no, no che tu ti diciamo di no, però ti domandi e cosa hai detto ti? Ti comporto così, cosa hai appena detto, chi sei a radio ufficiale? Non voglio parlare contigo, parlare con Ea. Ah, sapienti? A voi vedo se domattina è 9 e ti sia Bini Network. Ti sentito dormire in sacrostatina, ti domando. Dormire in sacrostatina è stata una roba. Anche a me. Cosa facendo squadra? No, ma mi viene male domattina. Cioè, mi sono sicuro che dopo vo' a casa. Magari te stai una mezz'oretta qua da trio, che ti fai in tempo subito, perché adesso mi dassi casa adesso e dico, madonna, sotto sua. Invece è messo uovo, boh, a casa, te vuoi il letto? E vuoi il letto? Non te vado del nuovo? Che mi fa più niente! Avevo guardato anche altra sera su Tele Nuovo e facevo un bel film, Monta Albano. E decidesse che era Romina,
Romina Floriera quando... Minchia, ho visto invece il diavolo sveste Praga. Sempre è stato il tema. Comunque ragazzi, domani mattina, e adesso mi vedi sorridente, allegro, domani mattina sì, è mezza come sveglio, e tanto dovevi nasarmi il fià. È un fià veramente da... Penso neanche Assad in Siria usa queste armi chimiche. E l'uso per io lavorare, stiamo distante ragazzi, stiamo tanto distante. E anche a sentir col naso che è tutto buio qua. Come aspetta di toccare anche il nasetto che te. Sì. Jacopo, come voi? Questo canzone qua veramente perché ho scritto un testo, posso dire un bel dramma. Matteo, cosa hai scritto? Devo fare con i mani? No, sto dicendo, me voglio raccontare un mio piccolo dramma personale. Di stasera che ho un paro de braghe che mi sono smettega in cucina, sono arrivato qua, Bosa mi ha prestato le sue, sono anche Bosa se noto anche tra gli indiani d'America come cavallo basso. Oh, mi vanti sera che sbrego sto braghe. No, no. Sì, fa su. No, il problema è che non sei mie, non sei dove pare. Oh, Bosa, tutta la sera che parlo, mi fermo qua. Mi sono messo a tutte le mie pare prima di fuori a casa, come si dai, cosa vuol dire succede? E invece... Beh, adesso che hanno l'elefantia si troppo parli. No. Cioè, è che arriva qua, da Zanoccio. Oh, il Bosa ha un'eredità che... Mi piace che star comodi, eh. Cosa hai detto insieme? Porta il letto a nonna, dai. Cosa hai? Lei sterica, che hai sto robe? Che hai sto robe?
Insomma, è una menopausa che dura fino a 90 anni. Esatto. Sarà male. Anche ancora in scaldane. Comunque, Dimitri, basta che ti dise. Ti secondo me te vinci il premio per l'acconciatura Dresda 1989. Dimitri Königer. Era da quando che andavo a Jesio con mio papà e mia mamma elementari che non vedevano tagliare i capelli così. Guarda che te vedi ancora ogni tanto qualche nostalgico spassoletta e il capello un po' triste. Era da quando che non aveva Freve a 38 che non vedevo da oggi così. Ah, soprattutto tu, io bravo. Oh, le mai fai un applauso per piacere. Guarda che capozza di Maya! Sotto i capelli! No, le Maya! Ma Maya! Ma sotto Maya sul serio? Stammi distante! Ragazzi in sala, te dive veramente forte! Perché questa forse sei un po' no, sì, linea nazionale della festa di Bisi. Ogni volta sta fanno un mimo, non è salta addosso, Matteo, non puoi pensare. Asso per pensarlo, non è il momento clou della se festa di sera, sera con un altro stimato davanti, asso per pensare che sta canzone qua le fa meglio a parte. Mi dispiace rovinare il sogno, ma non succederà, te lo dico. Beh, mi dedico comunque a tutte le strofe in sala, finire il concerto, un po' di saltarmi addosso. La tua che scardeva stasera e scorsita di aranza che fa tanta atmosfera e da noccia di ciacchitoccio non vai e fa occhio a quel toccio che beve mangi occhio a quel toccio che beve mangi ma non c'è già per la carica di Dico che sono a verginità e a leggera terra.
La fortuna che dovrei saltare l'osso, dai tutti i bocci avanti. Comunque mi ritorno a dire, guarda che forse secondo me ti si caga l'osso, quindi tutto detto, pronto Dio, se questo. No, questo è tutto un trucco, perché dopo un concerto a Pedavena a 7 gradi e a Maser a 7 gradi aspetto con performance, aspetto l'uno, sì. No, ieri sera dopo un momento su sta canzone qua che ho detto, sono sto bastardo, è stato colpa sua, Dio, neanche Omos parla a petto nudo. Ah, mi devi dire questa roba. E ti pensa se non è lui. Ma che tocca dare un euro, eh? Ho perso a scommessa, Mino. Ah, cioè, invece come dirmi, come darmi fuoco, dirmi una roba così. Stamattina. Stamattina. Bravo, bravo. Boh, ragazzi, abbiamo riso, abbiamo scherzato fin adesso, però mi manca dei momenti seri. Quanti si amica non si vedevo portare avanti una campagna per un animale che sei in via d'estinzione? Secondo Vati che animale sei io? È gnu, è gnu, è gnu, è gnu, è gnu, è dodo. È gnu che è a dodo, dispetto del nome sei un animale vecchio. Ma che non abbiamo fatto ora? È gnu se passare la moto, è gnu. No, a dispetto del nome sei un animale vecchio. No, dai, non scherziamo, non c'è roba da scherzare. Ah, gnu, un attimo. Ho capito, scusami. Sua scopo ritardato. Guarda, lei ha capito anche tu là in fondo col maglioncin grigio con tutte le... Oh, lo capisce, ti. Se tu gli dà faccia che ha detto, quello non la capisce. Invece come che zia Leopardi te mega ciao. Ma sì, ma si chiama la curiosità, ma sito solo una pedana, aspetta, sito solo uno scagnero, sito 4 metri sito. Cioè, siccome vedo che ne so. E vedo quello che e le paste di piedi. Non so se è la maglietta da sotto, ma te che un tocchettino bianco qua. Lo dici un prete. Mambo. Sacca roba. Mamma mia. Però posso dirti una roba, la camicia nera, maglietta bianca sta veramente da sì. Cioè, se vede da qua, meglio ancora, però camicia bianca con maglietta bianca sotto che si vede proprio in mano qua. Ma aspetta, la biondina che ride in parte, sei amorosa? Ti sei amorosa? Ah, ti sei guarda solo io. Te va di tre nuovo capito? Con lui? Che sei tuo amico? Sei lui che te veste? Sei lui la tua biondina? No, penso che poi vada a tre nuovo insieme. No, aspetta. Scusa, è la festa del bisu, sarà in domani, risulta chi sia. Sperma un attimo, se lui la tua biondina fa serata, te dedico questa canzone. Sì. Io credo risorgerò questo mio cuore, dove vedrai. Che potevi faccia parla prima? Ma che buono prima? Stasera faccia parla dove che è buio. Prima che io nascessi insieme, Signore, sera che dico basta bere che vedo doppio. Allora, io pensavo che a febbre non fosse ancora andata a ragazzi capire manco. Come ti chiami Vito? Nicolas. Parli solo italiano? E pensavo perché hai detto Nicolas veramente bene. E tu come ti chiami? Ragazzi, grazie di tutto. Grazie di tutto, mi. No, il gatto nomi diversi perché si è ettero zigoti. Ma che se no io stesso nome? Adesso. Si guarda i genitori. Tutti che dice no! E dopo che
domando, si vuole i genitori? No, no, si vuole i genitori? No, no, e dopo il gaio canta. Capito, capire, ma che tanto se... scusami, che mi permetto, di cognome? Nicolas Bressan? E ti? Aspetta, non sto dirmelo. Christopher Bressan. Grande. Allora, Nicolas e Christopher, quanti anni hai tu? 9 anni, fermo, sto dirmelo. 9. Fermo! No, perché pare che mi metto d'accordo con lui. Quando sei il tuo compleanno? 21 gennaio, non sto dirmelo. 21 gennaio. Matteo, perché è un'intuizione di questa roba? Oh, però di solito mi fa sempre battuta, sento che anche a mio fratello compie anni il 21 gennaio. Ah, sì, sono vero. Sul serio, vero? Ti, so che non te ne frega niente, però ti ho detto. 9 anni, quindi siete del 2000 e... 2004? 2004? Sì, Matteo, devo fare di senso. Quasi sonnolo. Beh, ti dai Elisabeccio nel 2004? Io lo so invece. Allora, Nicolas e Christopher, aspetta, ultima domanda che è quella che mi tengo di più. Che squadra ti fido? Se mi dici niente, non lo credo. Niente. E ti? Fare no perché ti veri è veloce il mio fratello preferito. Ti dici bravo, a parte che quando l'ho visto venire su questi colori qua, sa... Tanto dico, guarda, meglio era venisto, godito scottoso qua. Però te voglio bene stesso. Qual è stato la sua preferita? Niley. E visto che la tua canzone preferita sei Niley, adesso possiamo te stessa.